Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo, aspetta, fermo. Lasciati la scorsa puntata che siamo entrati dentro un negozietto a ritirare un po' di armi a nome dei Powder Ganger. Vieni qua, tu, che ci facciamo sta foto. Però il buco della macchina fotografica è ancora chiuso, amico, non vorrei dirtelo. Grazie, grazie. Grazie a te invece. Quindi la missione di oggi è il problema belga. Entra qui. Belli gli interni. We waited long enough. Now we go for Loren. It won't be easy. That whole tower's got to be crawling with morning fog. Lo so. Done things the easy way. True. So what's the plan? Kill everyone we see and find Loren. Quello è un piano. Near the penthouse. I'll call Shaundi. Bravo. Shaundi, it's time. Just tell me where to be. We're meeting at the penthouse. I am gonna kill that son of a bitch. Brava ragazza. He won't get away this time. You bet your ass he won't. Così ti voglio. Bene, 15 posti su 18. Dai, ci manca poco per aver completato tutti quanti i luoghi da vedere. Tra l'altro, vada pure, ok, allora passo io. Tra l'altro sto cercando un veicolo che è un po' una merda come veicolo, per carità, ma modificato secondo me è una delle più belle modifiche che c'è in questo cacchio di gioco. O almeno nel gioco, eccolo, fermo. Nel gioco originale era una bomba modificare questo qui. Il pulisci strada. Sì, è un veicolo del cazzo. Porca puttana, fermati. È un veicolo del cazzo, veramente, credetemi. Ma modificato secondo me è uno di quelli con l'idea più bella in assoluto. Mi serve solo trovare un meccanico ora. Ovviamente questo veicolo lo si prende solo per bellezza e nient'altro. È lento, pesante, ma soprattutto difficile da maneggiare. Guarda come sguscia, guardalo. Guarda come si muove, terribile. No, mi è esploso perché sono andato addosso uno stronzo. E adesso quando lo ritrovo? Peccato, vorrà dire che lo ritroveremo un giorno. Eccoci arrivati. Stavo per cadere nel garage. Beh, direi che siamo pronti, no? That's a little big for you. Fatti i cazzi tuoi, Pierce. Ok. Alright, let's give that motherfucker. Questa è una delle scene poi più belle di tutto il gioco. Siamo armati e cazzoni. Bella. Mamma mia, va che belli che sono. Ecco qua la nostra macchina. I need this. Loren has to pay for what he did. I want to be there when he gets what he deserves. Pierce, che testa di minchia sei? We're not stopping with Loren. Mi ha tirato un calcio, l'ha tirato fuori. I think we'll need to do a little more than kill one guy. Testa di minchia. What do you think we nicked to bomb? Sì, ho seguito anche il discorso, però sono rimasto sconvolto, Mastermind of a shadowy criminal organization. Gotta be the top. Ovviamente. You think he's gonna be that cliché? Doesn't matter. We're killing everyone in there. The crew got the address, right? Oh, it's all taken care of. As soon as we make sure the loading dock is clear. Perfetto, bravi tutti allora. How many times you gonna check that gun? How long is it gonna take us to get there? I was just asking. Save it for Loren and his goons. Dai, 500 metri Shaundi e potrai sparare quanto vuoi. Ultima curva. E eccoci arrivati, tesoro. Ma dai, si è aperta adesso il portone, l'ho appena visto. E tra l'altro parcheggiato malissimo, ovviamente. E vabbè, non importa. Entriamo nella vecchia maniera, a piedi. E queste me le prendo io, se non ti dispiace. Tra l'altro devo mettere via ancora. Dobbiamo mettere via un po' di soldi extra. Bastardo. Dicevo, dobbiamo mettere via un po' di soldi extra per potenziare. Ma quanto è buio sto gioco. Per potenziare le nostre pistole. A questa parte del gioco io sono abbastanza sicuro. Che è successo? Sono abbastanza sicuro
che le mie pistole erano già esplosive. Ne sono abbastanza sicuro. Ecco fatto. Crepaci. Occhio Pierce. Bravissimo. Vado a fuoco io. Perché? Perché vado a fuoco io? E dov'è il cecchino? Aspetta. L'ho visto che mi puntava da sotto. Invece no, era da quel lato. Vieni fuori. Bastardo. E certo che i cecchini dei Morningstar sono resistenti. Sono veramente gigante. Puff. Colpito. No, 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 no. Bastardo. Prenditi questi in bocca. Testa di cazzo. Beccati la granata e via. Evitato. Vieni, 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 vieni. Beccati questo. Maledetto bestione. Granata in bocca. Puff, morto. Carica le là. Che esplosione incredibilmente rossa. Dove sei? Ah, eccoli qua i nostri companion. Dove è nascosto? Aspetta che adesso arrivo. Beccati questo. Grazie delle munizioni e dei soldini. Direi che ci siamo, no? Eccola lì la bomba. Andiamo ad attivarla. E con nostra grande sorpresa... Aspetta che prima di tutto... Ecco, prendiamo le munizioni e i soldi che ci sono per terra. E con nostra grande sorpresa abbiamo solo 16 minuti. Allora, usiamo il fucile pesante per adesso che arriverà un po' di gente. Abbiamo solo 16 minuti per riuscire ad uccidere tutti. Certo. Beccati questo. Bollocks. They couldn't just get lost. Ma scusami, poi Lorraine è furbo, nel senso, sai che stanno arrivando con l'ascensore, ma fallo saltare in aria, non bloccarlo, nel senso, fai qualcosa di più drastico per tirarci giù, no? Questo cos'era? Aspetta, ok, era il mitra normale. Quanta gente. Allora, calmi tutti. Che è successo? Comunque, via te. Via tu. Ok, allora, dietro non abbiamo nessuno. Quindi ricarichiamo. Cambiamo arma e via. Beccati un po' di colpi nelle balle. Tu nella schiena, come la stronza che sei. Potrebbe essere. Dove sei? Ma che cacchio è? Vabbè, comunque. Bricks. John. Come lo chiameresti, John? I knew this wouldn't be easy. Beccati questo. Pezzo di merda. Porca. Calmo che questo c'ha il lanciafiamme, lo stronzo. Ecco fatto. Troppo. Dammi quel lanciafiamme, per favore. Dov'è? No, prendi questo. Ecco qua, 500 munizioni belle gratuite di lanciafiamme puro. Ma non ci ho mai provato. Ok, non le posso distruggere, peccato. Sarebbe stato un dettaglio interessante poterle distruggere. E sinceramente avrei bisogno di un po' di soldi extra per comprare lo sprint, perché veramente... siamo lenti, 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 lenti. E tra poco troviamo uno dei companion, a parer mio, più belli di tutto quanto Saint-Ro. Bene. Sto andando a fuoco, sto andando a fuoco, elpami. Sono morti? Bravo Pierce. Sono morti tutti grazie alla mia granata? Spero di sì, guarda. Ecco fatto, dov'è il lanciafiamme? Dov'è finito?
Dov'è finito? No, dai! Che cacchio è? Dai, lo volevo dare al nostro nuovo companion. Bastardi. Volevo darglielo a lui. Capo? The hell is all this? Madonna, Oleg. Che bello che l'hanno rifatto. Philip likes his things custom made. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Lo vedo. Why are you still strung up if they already cloned your ass? The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. Abbiamo I visto. Can help you. The last time a big name said he could help me, it did not end well. Pierce, mi dispiace anyway? Per te. Those wires and shit are probably keeping him alive. Trust me, I'm still strong enough to kill Philippe. Bravo. Guarda, l'importante è che sei dalla nostra parte. Poi, il perché sei nudo a me importa realmente poco. You want some clothes, man? No time. E c'ha ragione. Man, like I said, last time a big naked dude. Big naked dude. Quanto ti si vuole bene, Pierce, alla fine. Volevo darlo a lui il lanciafiamme. Per qualche motivo sono esploso. Allora, ricarichiamo intanto. Che tanto qua adesso è più o meno quasi tutto scriptato, quindi. Questa parte qua dobbiamo solo seguire lui. Seriously, man, you know, if you want, I can find like dove vai? You know? Segui la strada del gioco, per favore. Unless you have insecurities. I'm esatto. Good. And you would be. My name is Oleg Kirillov. So, what did you do before you were a glorified pincushion? I think it's best for our friendship I never elaborate. Va bene, Oleg, a me va bene se non vuoi dire che cosa facevi nella tua vita precedente. Cosa fai? Cosa c'è? Works for me. Lorenzo office is this way. E intanto sta già scappando. That's an express elevator to the basement. There's no way to catch him. Lo dici tu? Io faccio il cazzo che voglio, va bene? Se dico che posso prenderlo, lo prendo. Però cambierei arma, amico. Ah, ecco, bravo. La pistola è un po'... un po' cheap per questa sezione, Qua è tutto punta alla testa, perché sennò... qua ti tirano giù, ti seccano. Ho visto... ho visto delle texture andare a puttane per un attimo. Ma poi sta mega palla messa qui, cosa serviva? Allora, aspetta, ricarichiamo un attimo. Vai. Crepaci, per favore. Grazie, anche questa parte. Secondo me è scriptata. Io non ho mai smesso di sparare. Ma è palesemente scriptata. Loren, mi spiace. Ora qui ovviamente farò la cosa più giusta dal punto di vista, diciamo, monetario. Però il salvataggio prima di questa parte ce l'ho. Il che vuol dire... il che vuol dire... ma c'è il bestione che abbiamo appena ucciso. Il che vuol dire che rifarò questa missione solo per avere il trofeo. Esatto. Io me lo tengo. Quindi ci guadagneremo un sacco di soldi. E quella bomba ce la teniamo per le evenienze. Cioè, mai, in Capodanno. Una palla gigante di ferro sta seminando caos nella città. We're gonna have to do something about the pink. You'd prefer a more manly shade, like purple? grazie, Oleg. Il problema belga è stato risolto. $6,000 nelle nostre taccocce. Altro rispetto per noi. Abbiamo ottenuto il professor Ersi, il nostro amico Oleg, e il bonus 10% totale dei guadagni. Ottimo.
Torri di difesa, certo. Adesso poi mi rifaccio la missione e mi prendo anche l'altro trofeo.